Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi ragazzi vi farò una ricetta molto impegnativa, devo dire perché comunque dovete fare diverse preparazioni prima di poterla gustare, però vi posso assicurare che è di grande effetto. Allora, farò i conchiglioni, non i lumaconi, cioè o meglio, i lumaconi, non i conchiglioni, ripieni di ragù alla bolognese con ragù, besciamella e parmigiano. Il ragù è quello originale, è quello che abbiamo Originale. visto la ricetta proprio alla Camera di Commercio di Bologna E l'abbiamo e l'abbiamo rifatta. rifatta. Vi metto nell'info box il link per andare a vedere la ricetta originale del ragù, perché noi l'abbiamo già fatto, Anche della besciamella, per e anche della cortesia. besciamella fatta in casa. Detto questo, cosa dobbiamo fare? Come primo step, voi direte, ma le quantità? Questi sono circa 2 kg di ragù. Io ne faccio sempre tantissimo perché comunque una parte lo do ai miei figli, una parte lo conservo nel freezer, eccetera. Quindi il ragù ve ne serve tanto perché dovete riempire mannaggia, questi conchiglioni, I lumaconi. lumaconi. E comunque calcolate che ci vanno almeno 2 cucchiaini abbondanti per lumacone. La besciamella ne basta un 400 grammi. Il parmigiano vi serve solo per fare una spolverata sopra quando è finito, insomma, tutto il piatto e metterlo al forno. Che vi devo dire? Circa 100 grammi, 120 grammi di parmigiano, ok? Quindi bisogna andare a cuocere la pasta. Dobbiamo andare a cuocere questo mezzo chilo di lumaconi in abbondante acqua salata e toglierli a metà cottura. Ok? Quindi, adesso, non farvi vedere la mano, la cottura di questi va a 11 minuti al dente, voi a, diciamo, 6 minuti toglieteli. No? E poi dopo li andate a riempire. Anche perché se voi li fate scotti, che succede, ragazzi? Si rompono. Uno, si rompono e due, non riuscite a riempirli. Non ce la fate proprio perché si afflosciano su se stessi. Quindi ci vediamo a metà Ok? cottura. Ci vediamo tra circa 6 minuti. Sono scolati, come vedete, rimangono belli rigidi e a questo punto, nella parte più larga, io andrò a riempirli con il ragù. Scottano ancora, ragazzi, quindi un pochino aspettate che magari è meglio. Ci vorrà un pochino di tempo, un pochino di pazienza, però vi posso assicurare che il risultato è veramente stratosferico. Ora, prima di adagiarli, mettiamo un pochino, un mix di ragù e besciamella nel fondo. E poi li andremo a mettere, diciamo, una miscela di 4 cucchiai di besciamella e 4 cucchiai di ragù, proprio per fare un fondino, ok? Quindi ci vediamo tra un po'. Che meraviglia! Sì. C'avevo paura che era poco ragù, sì, ok. Adesso andiamo a mettere appena qualche puntina, così, tanto per di besciamella sopra, facciamo delle striscette in questo modo e poi andremo a mettere il In parmigiano. maniera che una volta cotti si vedano. Esatto, perché non mi prendere in L'ultima giro, volta dovete sapere che una ma volta cotti non si sapeva cosa ci fosse sotto. pizza, ragazzi, mi prende Però è sempre in giro, sorpresa. però poi dopo quando te li mangi, Amore, per forza, amore mio. Questa sì. l'abbiamo fatta invece un misto. Pasticciata, Pasticciata, è vero. pasticciata, perché è proprio un pasticcio, perché comunque era l'avanzata del ragù, era l'avanzata della pasta che si era un po' spezzata, e allora che facciamo? La buttiamo? No, è buonissima lo stesso, anche se non è proprio bella da vedere, no? Ma noi copriamo tutto con un bel po' di parmigiano, sparisce tutto il pasticciamento e via, vedi? Vado via, pasticciamento non c'è più. Continuo con le striscine di besciamella. Ovviamente, ragazzi, non è che tanti mi dicono: ma questa roba che preparate? Ma ve la mangiate tutta? Noi siamo tanti. E poi io congelo, regalo. Quindi
Ragazzi, siamo tre famiglie praticamente. Esatto. Più amici vari e sì, conoscenti. Che meraviglia. Che meraviglia. Roma. L'importante è che poi, tra l'altro, sia buono, giusto? Sì. Qua ci metto un po' di più di besciamella, va bene? Ti va bene lo stesso? Va bene. Dai, su. Che faccio? La butto? Non si butta niente, no? Un bel po' di parmigiano. In forno, 200 gradi, per circa mezz'ora. Ovviamente forno già a temperatura, ragazzi? Forno normale, non ventilato? No, forno normale. E allora ci vediamo per a pasta pronta. Ci vediamo a pasta pronta. Sono pronti, sono meravigliosamente pronti. Con questo sugo, questo ragù. Questo sugo, praticamente è carne trita. Sì, è vero, perché altro, si è ovviamente un pochino rappreso. E così è quello la sì, bolognese. Ma è meraviglioso, guardate, qui ancora frigge. Infatti, ragazzi, io non credo che assaggerò immediatamente, ti credo, perché sono incandescenti. Ho anche un po' di timore che poi dopo non posso assaggiare nient'altro. È uno spione. E aspettiamo un pochino per assaggiarli? Aspettiamo un pochino per assaggiarli. Ci vediamo tra poco, perché voglio farvi vedere una volta tirati fuori dalla teglia. A tra poco. Finalmente si è raffreddato un pochino il piatto, perché prima era veramente lava fusa. Eh sì. E che altro possiamo dire? Niente, possiamo dire che adesso dico io. Inforchettiamo. Guardate, ragazzi, che meraviglia. Se riesci, perfetto. Belli ripieni. No, fermo un attimo solo, così, perfetto. Facciamo anche la foto in maniera che... Guarda che incandescente. Lo so. Te la taglio a metà? Forse è meglio. Attento. Ok, parlo io perché lui fa Il ragù è perfetto. Dice che sono buonissime. Mi sentono. Dice che il ragù è perfetto. E poi si è formata quella crosticina che è veramente libidinosa. Ragazzi, provate a farlo e mettete un like a questo video, perché il risultato è pazzesco. E ci vediamo alla prossima ricetta. Iscrivetevi al nostro canale. E anche al nostro gruppo, Tutti a tavola con Silvia. Ciao a tutti. Ci aspettiamo, ciao.